Il Pineto colleziona il sesto pareggio nelle ultime 9 gare. Al Mancini di Castelfidardo finisce 2-2 al termine di 94 minuti equilibrati che si infiammano nel finale. Torna al 4-3-3 mister Bagnoni, che ancora assente Lispi, adatta Borgese in difesa al fianco di Giovagnoli, mentre in avanti il tridente è composto da Montagnoli, Minella e Mihailov. Amaulo, che recupera Pezzotti e Mariani, entrambi rientranti dalla squalifica, deve rinunciare a Pepe, a cui il giudice sportivo ha commissionato il pesante stop di 3 giornate. Al suo posto nel 4-2-3-1 gioca l'ex Orlando in coppia centrale con Pomante e in extremis anche al centravanti Gragnoli per un infortunio al ginocchio di cui resta da valutare ancora l'entità. In avanti dal primo minuto scende in campo Farias. La cronaca del match si apre all'ottavo con la conclusione dalla distanza di Minella, centrale parata da Giachetta, e la risposta di Farias con la girata che sorvola il 7 sul capovolgimento di fronte. Il terreno di gioco allentato e ai limiti della praticabilità causa pioggia non favorisce le giocate di Fino, ci si affida ai calci dalla distanza o a cross in area a pescare gli avanti, come quello di Masti che al 16° chiama all'inzuccata Minella, ma Giachetta è attento e non si fa sorprendere. L'estremo pinetese però nulla può, 6 minuti più tardi sul sinistro ad incrociare Di Grazioso, che lasciato libero di calciare dal limite non sbaglia e fa 1-0. Il vantaggio fidardense dura però giusto il tempo di esultare. 3 minuti più tardi, infatti, il Pineto ristabilisce la parità dopo un'azione insistita in area di Cercelluti sugli sviluppi del corner battuto da Bisegna. L'ex di giornata Orlando impegna Bottaluscio per poi ribadire in rete sulla respinta dell'estremo marchigiano. Intanto Amaulo inverte gli esterni per provare a dare meno punti di riferimento agli avversari e maggiore spinta in avanti, dove Farias, troppo solo, fatica a far salire la squadra. Ultima occasione del primo tempo, la punizione liftata di Borgese per Minella, che viene anticipata da Giachetta in uscita. Nella ripresa subito grande occasione per il Pineto con Bisegna, che fa partire il traversone sul secondo palo per Battista, anticipato in corner. La risposta del Castelfidardo al 18°, gran discesa di Massi che supera 2 avversari ma calcia su Giachetta. Insistono i biancoverdi di casa, questa volta con Mihailov che entra in area, viene contrastato, la sfera arriva a Minella, la girata e la palla che sorvola di poco il 7. Brividi per il Pineto, che risponde al 23° con il diagonale a botta sicura di Bisegna, che trova pronta la risposta del numero 1 marchigiano. Ancora Bisegna al 26° è protagonista di un episodio da moviola. Il numero 10 biancazzurro, contrastato al momento del tiro, cade in area, ma l'arbitro è lì e fa proseguire. La gara, incanalata sull'1-1 con le squadre ormai lunghissime, si infiamma nei minuti finali. Al 41° infatti i fidardensi si riportano in vantaggio. Scambio Mantini-Mihailov, che serve sul filo del fuorigioco calabrese, velocissimo a infilare Giachetta in uscita. Sembrerebbe fatta per i biancoverdi, ma al 45° il Pineto riacciuffa nuovamente il pari con Esposito, che servito dal neoentrato Zippilli mette il tapin vincente che vale il 2-2. In pieno recupero, doppio miracolo di Giachetta, che salva prima su Piggini dalla distanza e poi su Calabrese, e contropiede finale di Bisegna, che al 48° potrebbe ribaltare il risultato, ma Bottaluscio si salva coi piedi. È l'ultima emozione di una gara equilibrata che rinvia ancora l'appuntamento con il ritorno alla vittoria per l'una e per l'altra squadra. Un pareggio tutto sommato giusto, che mette in evidenza ancora alcune difficoltà da colmare in vista del doppio Verbi contro L'Aquila e Avezzano. Marco Pezzotti, matura ancora una volta un pareggio per il Pineto qui al Mancini di Castelfidardo. 2 volte i marchigiani in vantaggio, 2 volte siete riusciti a recuperarli, però insomma, quanta difficoltà? Difficoltà c'era, perché comunque abbiamo affrontato un'ottima squadra che veniva da un momento difficile, quindi secondo me hanno fatto più di quello che potevano, perché comunque volevano riscattare le 3 sconfitte. Noi ce l'abbiamo messa tutta su un campo difficile, siamo riusciti 2 volte a recuperare uno svantaggio, quindi da quel punto di vista è una prestazione buona, perché comunque non era facile venire qui e fare punti. Cioè adesso ci aspettano un paio di partite difficili con l'Aquila e Avezzano, e lì dobbiamo mettercela tutta e provare a vincere, ecco, innanzitutto domenica in casa, e poi dopo vediamo, insomma, Avezzano quello che succede. Però siamo lì, dai, andiamo avanti per la nostra strada. I playoff sono ad un passo, davanti si sono un po' allungate Vispesaro e Matelica, però continuiamo su questa strada, dai.
sul gol loro al 93esimo c'era un fallo clamoroso su Borghese, forse voi non vi siete accorti, una spinta clamorosa come stata fischiata. Giochiamo qui in casa nostra, sono gli episodi determinanti, domenica un episodio determinante, cioè, non ci ha fatto pareggiare la partita, adesso basta perché sinceramente ci stanno abitando da Castelfidardo, una squadra che fa play-out 3-4 anni e non è giusto perché poi gli arbitri, come stai vedendo, ti abbiano la seconda classifica che hai e prima eravamo più rispettati, adesso mi sembra che non lo siamo. Non sono stato mai polemico, però adesso ce ne stanno succedendo troppe una dietro l'altra e ci condizionano poi alla fine il risultato, che i ragazzi hanno fatto una grande partita con una straordinaria squadra e mi sento di dire anche che la mia squadra è stata straordinaria. Poi il calcio è questo, perché poi l'inerzia mentale e psicologica è cambiata, se Bottaluccio non fa una parata così importante su Bisegna ci ritroviamo qui a parlare di una sconfitta che non esiste, anche se Pineto ha giocato una grande partita, non so chi meritasse di vincere, però noi eravamo lì al 93esimo e non abbiamo adesso i punti in tasca e questo non ci piace.